può scrivere, quindi. Sì, chi non è abituato a usare questo o questi strumenti, per chi è da desktop, in alto sulla destra ci sono due iconcine, una è il numero dei partecipanti, la seconda è un tipo un fumetto con delle righe dentro, quella si può utilizzare per chattare, quindi per parlare con le altre persone che sono presenti. E io, per farvi vedere che la uso, scrivo un saluto a tutti. Quindi chi ha problemi eventualmente con il microfono può ricorrere alla chat. Ah, ok, tanto la chiudo. Facciamo ancora 2 minuti e poi iniziamo, direi che. Buongiorno a Franco, tutti. ci Buongiorno sei? Stai già registrando? a Ciao tutti. Luca. Ciao. Ciao Luca. Buonasera, Luca. Il saluto caloroso va Ok. bene per il signor Guzzo che si sta sfregazzando le mani dal freddo, mi sembra. No, secondo me si sta idratando. Ho messo la crema Ha del messo la padre crema. stamattina. Vedi? Accidenti. Avevi più il gesto di quello che si sta idratando. Buongiorno Paoletta, come stai? Perché non fai vedere il tuo visetto tanto bello? Perché? Perché? In redazione non abbiamo la telecamera, meglio così. Eccola lì, Se no subito. dovrei farti vedere la crema che mi metto io sulle zampe di gallina, capito? Ma tu non hai bisogno di crema, Buonanotte. tu sei senza età, Paola, sei senza età. Esatto, prendo volentieri il nome perché funziona. Sì, le bave di lubaca. Ok, perfetto. Ma fa Proprio. senso. Funziona benissimo, sembra che abbia 20 anni se mi guardate, però non ve lo faccio vedere così tac, vi rimane il dubbio. Poi io faccio le mie solite figuracce. Non conosco Anna Pacchioni, conosco molto bene Maria Luisa Pacchioni, che penso sia la sorella, perché. Eccomi, Ecco. sì, eccomi, io sono Anna Pacchioni, Mondoffice Risorse Umane. Ok, complimenti, perché con tua sorella è una bella lotta, quindi, una bella battaglia. No, no, sì, comunque Maria Luisa è mia sorella, sì. Ok. Somigliate, è impossibile non identificarvi. Sì, siamo noi, siamo noi. Buongiorno Luca. Basta, ho finito le mie figuracce. Vincenzo, Sì, ciao. facciamo un riepilogo per chi non è presente, per chi non conosce tutti, faccio un riepilogo di chi sono i partecipanti. Facciamo così, o facciamo il giro di tavolo, ognuno si presenta, ancora meglio, che rompe di più il ghiaccio. Facciamo il giro di tavolo, comincio io che devo dare buon esempio. Io sono Fulvia Zago, sono la mamma e attualmente la presidente di, o sono un genitore, dei diversi di Agenda Digitale. Sono qua e, come dire, continuiamo a portare avanti questo progetto con una grandissima passione. Adesso questa mattina illustriamo per i giornalisti. Qual è la novità che c'è in piedi? Null'altro da dire, passo la parola. Io guardo lo schermo e chiamo io, così teniamo un ordine. Allora, Franco, tu vuoi fare un saluto, magari anche farti vedere? È andato a mettersi la crema, Franco, secondo me. Mario De Nile, quindi abbiamo capito che con ogni probabilità il vice sindaco di Gaglianico, non avevamo modo di parlargli. Se riesce Mario a farsi sentire, io vado avanti. La che ho subito dopo è Anna Pacchioni. Buongiorno Anna. Buongiorno, mi sentite? Sì. Buongiorno, sì, io sono Sì. Pacchioni Anna di Mondoffice, mi occupo di risorse umane. Oggi Paola Pezzia, direttore di risorse umane di Mondoffice, non è presente perché è impegnata in un'altra riunione, purtroppo. Per cui, insomma, sono qua io ben volentieri di conoscervi, visto che è la prima volta che partecipo ai vostri incontri. Grazie. Antonella Pella.
Eccomi. Allora, io sono responsabile del personale in Bonprix, direttore del personale in Bonprix, ma in questa occasione in particolare sono anche capofila coordinatore del progetto Biella Impresa all'interno di Agenda Digitale. Abbiamo un gruppo di lavoro che si incontra ogni due giovedì a un'oretta virtual soprattutto, alle 2:30, e ha portato avanti questo progetto del Sempre Più Digital Commerce 2020 insieme ad altri tre progetti. Fanno parte del tavolo di lavoro Camera di Commercio, le associazioni... No, fermati, CNA. Fermati. Questo, Antonella, fermati. Lo dici era tu? Il giro di tavolo. Dopo... Vai tu? Sì, sì, ti do la parola okay. Per illustrare allora il progetto. Sì, sì, parte... sì, sì, sì. Ok, faccio la parte risorse umane Bonprix e coordinamento del tavolo di lavoro di Biella Impresa. Perfetto. Deborah, buongiorno. Buongiorno a tutti, Deborah Ferrero, ufficio comunicazione della Camera di Commercio di Viale Vercelli, noi siamo partner dell'Agenda Digitale, mi sembra fin dall'inizio, se ricordo bene. Tra i più importanti partner, se si può dire, pubblici in particolare. Pubblici. Grazie. Emanuela Pignataro. Buongiorno, sono Noela Pignataro, responsabile marketing di Reda. Alessandro Montanari, direttore risorse umane organizzazione sempre di Reda, è piacere di conoscervi e di partecipare. Grazie. Questo sconosciuto che si cremava, incremava, Luca Guzzo. Avevo il microfono aperto, meno male che sono stato zitto. Luca Guzzo mi paga la CNA di Biella, sono direttore della CNA di Biella, e in Agenda Digitale invece, Fulvia, come ti sei definita tu? La mamma? Io sono uno dei genitori. Uno dei genitori, allora io sono uno dei figli, dei primigeniti, possiamo dire così, sono anche nel... No, puoi essere uno zio, non sei generato. Sono anche immeritatamente nel CDA di Agenda Digitale, insieme a Cristian Carizio, Giampiero Masera e Gianluca Spagnolo. E, Agenda Digitale, quindi, per me non è però un'attività che seguo nel tempo libero, la seguo molto volentieri nei ritagli di tempo, certo, quelli assegnati dai vari progetti all'interno quindi della mia attività, e ci tengo a sottolineare qui che oltre a essere quindi un dovere, è anche un piacere, è un dovere per il Luca Guzzo che lavora per la CNA, ma è un piacere per il Luca Guzzo persona, perché mi permette, quando parliamo di temi complessi, complicati, mi permette anche di alzare la testa e guardare avanti, guardare il futuro e sognare un territorio come il nostro che è in grado di fare sistema, fare squadra e portare avanti progetti ambiziosi che altri territori ci invidiano. E quello che presentiamo oggi è uno di questi. Mi fermo qui. Benissimo, grazie Silvia. Silvietta, buongiorno. Se non ci saluti tu, Silvia, però. Va bene. Aspetto la tua autopresentazione, Silvia. Adesso cominciamo, andiamo avanti. Sono le 11:15, abbiamo aspettato più, insomma, abbiamo fatto il nostro dovere. Comunque Silvia è una collaboratrice di Agenda Digitale, si occupa di risorse umane sia come libera professionista che come lavoratrice dipendente, e è il motore di diversi progetti e di diverse iniziative, lo utilizziamo anche come coordinatrice di diverse azioni. L'altra persona che non si è presentata e che non vedete, credo che l'abbiate conosciuta tutti, è Franco Cohen. Ecco, Silvia dice che non le è possibile intervenire. Silvia, comunque ti ho presentata io, anche se di sicuro ho detto meno di quello che avrei dovuto. Franco Cohen, che si occupa del direttore di Agenda Digitale, si occupa di tutte le attività, ma comunque ci avete avuto a che fare tutti nell'organizzazione di questo evento e anche di questa
giornata. Quindi io direi che possiamo iniziare a illustrare il nostro progetto. Per quanto mi riguarda, la registrazione potrebbe partire da qui, quello che poi andiamo a dare ai giornali. Siamo qua per presentare la nuova edizione di Sempre più Digital Commerce, l'edizione 2020. Sempre più Digital Commerce non è un progetto nuovo, ve lo illustrerà bene nel dettaglio Antonella Pella, a cui non rubo neanche una parola. È uno dei progetti che sta diventando più importanti tra i progetti di agenda digitale, che ha nel suo DNA in modo molto forte quello della formazione, lo dico sempre, della formazione e dell'inclusione digitale. Lo dico sempre perché queste attività sono iniziate quando ero un amministratore pubblico e mi preoccupavo che il comune esponesse sempre più servizi in forma digitale per i cittadini, però dall'altro lato ero molto preoccupata che i cittadini, soprattutto di una certa fascia di età, non avevano facilità ad accedere a questi servizi. Il tema era quindi di fare una doppia progressione, quindi da un lato esponendo sempre maggiori servizi e dall'altro lato cercando di portarci dietro le persone non avvezze al mondo del digitale, e quindi in particolare il corso era partito con la formazione over 55 e noi abbiamo formato oltre 900 persone con dei costi irrisori, quindi abbiamo su quel progetto lì un risultato veramente di eccellenza. Il progetto ha vinto anche un premio nazionale, il primo premio per i progetti sostenibili a Forum PA, quindi il Forum della Pubblica Amministrazione, un premio decisamente prestigioso. Quindi è nel nostro DNA quello di non lasciare indietro nessuno, aiutare il territorio a crescere. Quindi le idee forti per noi sono la rete e l'inclusione. Quindi i progetti di rete sono i progetti, lo stiamo vedendo, sono i progetti che funzionano meglio perché si mettono insieme tutti i vari pezzi di risorse che gli enti e anche le persone degli enti possiedono, e questa roba fa quella parola che andava tanto di moda dire qualche anno fa, che è sinergia, però questa è vera e funziona. Poi si può vedere dei risultati che pubblichiamo sul sito. In occasione del lancio di questo progetto abbiamo avuto, e li ringrazio, degli enti che ci hanno aiutato sponsorizzando le nostre iniziative, e altri che ci hanno aiutato sponsorizzando e contribuendo anche nell'organizzazione. E tra questi cito, quindi tra gli sponsor che ancora non sono diventati partner, ma naturalmente ci proveremo, Reda, Orso Blu, Bottega Verde, Feltide e la Tintoria Finissaggio 2000. Io li ringrazio perché questi loro sforzi, questo loro impegno va a finire sul territorio, quindi un'attività, un esercizio che si fa a favore, uno sforzo che si fa a favore del proprio territorio. Abbiamo anche degli organizzatori partner, e questi sono Bonpri, Mondoffice, PMX, e poi per quanto riguarda il pubblico la Camera di Commercio, il Comune di Gaglianico, che è un nuovo ingresso, e il Comune di Vigliano. Concludo e lascio la parola ad Antonella informandovi con una mia grandissima soddisfazione dei nuovi ingressi che ci sono stati in agenda digitale, che sono recentissimi e che sono Confesercenti, il comune di Gaglianico. Credo di non aver saltato niente, nessuno. Lascio la parola ad Antonella per l'illustrazione del progetto. Se non è caduta, perché non vedo più il suo logo. Eccola qua, sì. Eccoti. Eccomi. Allora, sì, io raccolgo le parole chiavi e le sottolineo, che sono quello della inclusione, quello della rete, quello della formazione.
Con diciamo, il progetto BLA Imprese abbiamo portato avanti alcuni 4 linee di progetti, abbiamo lavorato appunto a questo tavolo di lavoro insieme e hanno partecipato appunto Camera di Commercio, le associazioni di categoria e anche Stella Lab e, insieme e diciamo anche la parte di centro per l'impiego, quindi abbiamo parti pubbliche e abbiamo parti private. E quello che presentiamo oggi è un progetto importante, è l'edizione 2 che ha un alto scopo formativo sull'aspetto digitale e in particolare sull'aspetto di e-commerce che quest'anno ha, come vedete dal materiale che abbiamo distribuito, un forte impatto. La crescita in Italia di questo settore è stata importantissima, il lockdown ha accelerato di anni qualcosa che stava già avvenendo, ma ci ha catapultati in una realtà nuova e direi in gran parte permanente. Tre sono le cose che diciamo si riescono a portare avanti con questo progetto, con questo dei 4 progetti di Bella Impresa, e quello che è sul tavolo di ogni HR, ogni persona che si occupa di personale, e cioè la formazione e scusate la parola inglese, ma il reskilling, quindi la nuova formazione, l'adeguamento delle competenze del personale che è all'interno, che anche se è in questa ruota che gira molto velocemente, che quindi apprende velocemente, ha bisogno di momenti per capire meglio il contesto, per focalizzare la formazione. Quindi sul tavolo di tutte le persone che si occupano di risorse umane c'è di fare formazione. Se l'avessimo fatto tutti separatamente, avremmo sicuramente perso qualcosa e non sarebbe stato così economico e non avremmo messo insieme delle forze per avere dei professionisti quali abbiamo. La seconda cosa è quello che sta sul tavolo interaziendale, nel senso che le aziende sponsor, soprattutto le più grandi attrici di e-commerce, oltre che avere sul tavolo dell'HR quel compito della formazione, hanno anche quello di fare formazione interaziendale, perché le persone che hanno partecipato la prima volta hanno detto che è un valore in più quello di riuscire a fare rete e a scambiarsi anche in pochi momenti della formazione e delle esperienze. Fare un'edizione 2 di un evento che era già stato molto bello che si realizzasse a settembre del 2019 è diciamo un'altra soddisfazione che questo gruppo di lavoro può portare avanti e speriamo ce ne siano ancora tante. Noi facciamo questi sondaggi pre e poi anche post evento per capire qual è il bisogno successivo e su questo ci appoggiamo concretamente perché il gruppo di lavoro e le aziende partecipanti riescano a portare avanti i bisogni. Poi se anche altri riescono a seguirci tanto meglio li prendiamo insieme. E la terza cosa è sul tavolo di Biella Impresa stava di divulgare diciamo questa formazione, queste competenze anche per il territorio e quindi a prezzi accessibili riusciamo a rendere disponibile gli 8 moduli di questo percorso laboratorio di formazione virtual anche a chi è professionista, è studente, si avvicina per la prima volta a questo mondo. Quindi c'è il tentativo di rendere dei concetti altamente professionali anche a chi si avvicina. I 8 laboratori sono molto snelli, avvengono alle 17:30 fino alle 19, martedì e giovedì a partire dal 20 ottobre. Lo trovate tutto nel programma, ci sono dei professionisti sia a livello nazionale che a livello internazionale e anche di stessa qualità persone che lavorano sul nostro territorio. Quindi abbiamo diciamo, trovato delle persone e dei professionisti di alto livello per parlare dei vari temi che, ripeto, sorgono da un sondaggio già nato post sempre più Digital Commerce 2019, quindi concreti come bisogni. Certo, appartengono a una fascia di partecipanti, però cominciano a essere indicativi e tra l'altro colgo l'occasione di esprimere gratitudine per tutti coloro che stanno entrando in questo patto e concorrono a questo tavolo di lavoro perché è stato molto molto importante il lavoro di squadra fatto. Soprattutto poi da chi ha elaborato le cose, quindi Franco e Silvia, ma da un punto di vista ideativo avere delle riunioni continuative da 2 settimane snelle permette di lavorare e di dare la propria
proprio apporto, la propria idea, di mettere in comune le varie idee. Quindi io invito a leggere il programma che appunto parte il 20 di ottobre alle 17.30 con l'importante intervento del più alto ente, diciamo, che ha il punto della situazione sui dati dell'e-commerce in Italia, che è il Politecnico di Milano, Osservatorio e-commerce, con la direttrice Valentina Pontiggia. E partecipano anche Luca Martinez di Revolution, ma poi abbiamo il giovedì successivo e così gli altri martedì e giovedì l'accoppiata, no, di un'ora di presentazione e 30 minuti di discussione di due interlocutori, due relatori. Andiamo con Iari Brugnoni di Ninjalytics e Christian Zegna dei Bitrees, quindi abbiamo diciamo la zona di Milano l'esperto, ma anche l'esperto che però ha sede sul territorio, di cui siamo particolarmente fieri. Non so Fulvia se volevamo dire qualcos'altro, ma questi sono sicuramente diciamo le cose principali che riguardano il programma. E il valore sul territorio è tanto. Chiedo a Franco di mettere di nuovo il programma, così se lo vuoi Antonella velocissimamente illustrare punto punto, però Franco, se condividi di nuovo il programma come hai fatto poco fa, grazie. Martedì 20 ottobre 17. Allora, lo sforzo che abbiamo... Vai. No, vai pure, scusa, volevo dire un'altra cosa, la dico dopo, vai pure, scusami. Ah, ok. Martedì 20 ottobre 17.30-19, l'e-commerce in Italia, il mercato post-Covid, quindi la nuova normalità, e i dati che avremo saranno veramente impressionanti. E parleremo, ecco, l'importante è di avere veramente il quadro di cosa sta succedendo, che uno sia una grandissima azienda, una media azienda, una piccolissima azienda, conoscere il contesto, il quadro, gli scenari e i trend è molto importante per potersi muovere, per poter prendere delle decisioni. E ascoltare questo primo intervento sarà davvero illuminante per tutti noi, ci darà un punto di vista della situazione. E il caso Revolution illustrerà quali strategie possono essere concretamente messe in campo in questo scenario. Giovedì 22 ottobre 17.30-19, appunto Iari Brugnoni, che era già stato con noi nella prima edizione, e Christian Zegna. Iari è sempre molto creativo e quindi anche Christian parleranno del influencer, cioè l'influencer marketing, ma in questo caso chi è un vero influencer e chi no. Un aggiornamento su quanto ci aveva già raccontato Iari e su quanto Christian Zegna aveva già fatto come laboratorio l'anno scorso su questo tema. Importante perché in questo periodo sono cambiate molte cose, quindi sentire un aggiornamento è importante. Martedì 27 ottobre alle 17.30, tutto quello che non dovreste sapere sulla SEO, un grande professionista sul tema, Filippo Miotto, che appartiene a CNA, e Massimiliano Monti di Agenda Digitale, quindi quello è il mondo. Antonella, ti abbiamo persa. Per farsi vedere? Hai qualche problema di connessione, Antonella, se non sono io che sento male. Veramente spietato, ecco, lì ne sapremo di più, perché è qualcosa che cambia continuamente. Giovedì 29 ottobre 17.30, il potere del brand. Abbiamo coinvolto Alessandro Siviero, che è un docente universitario dell'Università Svizzera di Lugano, ma è una persona che... Ti ho perso un po' quando stavi spiegando la seconda parte del modulo del 27 ecco, ottobre. Dove mi avete sentito? Fino a dove? Ok, e quindi Filippo Miotto e Massimiliano Monti del territorio che ci raccontano un po' quella che sono le spietate regole per sentire il loro punto di vista, è importantissimo per chiunque. Giovedì 29 ottobre, 17.30, Alessandro Siviero, docente all'Università di Lugano, e Simona Ruffino parleranno del potere del brand. E che il branding era molto richiesto fin dalla scorsa edizione
E la brand experience, l'esperienza che si fa di un marchio è importantissimo. Ripeto, grandi o piccole aziende, negozi oppure grandi aziende, tutti ci stiamo misurando con queste tematiche. Devo essere più veloce, datemi un feedback, oppure vado bene così, Fulvia? Per me va bene così, tanto da incuriosire. Guardo i giornalisti, cioè l'unico giornalista che riesco a vedere in viso, che è Vincenzo. Com'è, Enzo? Si capisce? Sì, assolutamente, Fulvio, sempre tutto molto interessante. È la quota giusta, perfetto, grazie. Vai pure allora, Antonella, con questo ritmo, va bene. Martedì 3 novembre alle 17.30-19, business to business, quindi parliamo a questo punto non più di vendita al consumatore, ma alle aziende, il B2B famoso. E anche qui ci sono stati grandi cambiamenti, perché se i consumatori sono saliti in modo esponenziale e tutti coloro che hanno avuto attività e-commerce hanno un grande paniere di nuovi clienti negli ultimi 6 mesi, anche chi ha fatto business to business ha avuto lo stesso fenomeno, quindi anche qua si parlerà, per una diciamo parte più specializzata, però si parlerà di tendenze e un quadro molto importante. Paola Olivares, sempre del Politecnico di Milano, quindi un intervento super specializzato, e sempre di Reda 1865, Jacopo Thun sulla digital supply chain, quindi come fare tutto la trafila da quando arriva l'ordine a quando viene consegnato, il caso Reda 4.0. In questo caso si parla di tessuto che ancora non va al consumatore, va alle fasi intermedie. Poi abbiamo giovedì 5 novembre il menù online, serviva già 4 anni fa, quindi un bellissimo titolo di Alex Bartolocci, ristoratore, che con Michele Orsalla, l'alchimista caffè di Biella, parleranno un po' dei nuovi stili di vita a discapito di altri, dei nuovi bisogni che sono emersi in questo periodo. E quindi un web menu diventa un risparmio grandissimo, un nodo cruciale del marketing aziendale e un'ottima scialuppa in questi mari tempestosi. Martedì 10 novembre alle 17.30, sistemi di pagamento e non solo, con Axerve e Andrea Olivari, come far crescere l'e-commerce, quali fattori, cosa si aspetta il consumatore sull'aspetto del pagamento per valorizzare la sua esperienza, quindi un incontro molto tecnico, ma anche qui l'aspetto del pagamento è un aspetto tecnico, ma su quale lavorare molto per dare un'esperienza, quindi interessante. Martedì 12 novembre, con retargeting e remarketing, con Marco Quadrella di Searchon, che era già stato con noi all'altra edizione, e Michele Fusetto della 3V. In pratica qualcosa di molto tecnico, ma che verrà spiegato anche per i non tecnici, ma poi ci si addentra anche negli aggiornamenti, negli aspetti più attuali, che riguarda dalla teoria alla pratica segmenti di pubblico su Google Analytics e le campagne per pubblicizzare il proprio prodotto. Facciamo quasi anche un passaggio all'interno dell'intelligenza artificiale. Tutti questi temi non devono spaventare, ci sarà interazione con i relatori e quindi si potrà in qualsiasi momento fare domande, insomma, poi con degli approfondimenti. La piattaforma permetterà di fare domande in chat. Questo è un po' il programma. Ho parlato tanto, lascio la parola a chi vuole commentarlo, anche a Luca che ha partecipato al tavolo. E, direi un progetto davvero ambizioso a livello nazionale, nel senso che cerchiamo di portare qua il meglio per grandi e piccole aziende. Scippo la parola a Luca, a cui poi chiedo di sicuro di intervenire, però ne approfitto perché ho visto comparire Cristina Vazzoler, che è il sindaco di Vigliano. Allora, quello che vorrei far notare, lo vorrei proprio evidenziare, è che ci sono state delle amministrazioni, quella di Vigliano non è l'unica, abbiamo avuto anche Gaglianico, ci sono anche degli altri comuni in questo momento che si stanno interessando al progetto, e che appunto alcune amministrazioni hanno ritenuto di
offrire questo corso ai propri commercianti, ai commercianti del proprio comune, del proprio territorio. È importantissimo, secondo me, come intervento, perché aiuta a orientare anche i piccoli, stavo pensando ai piccoli negozi, agli artigiani, ma comunque comincia e li aiuta ad orientarsi in questo mondo che è cambiato e che spesso li lascia senza punti di riferimento. Allora, io questa la trovo, non lo dico perché Cristina è qua, ma trovo che sia un'operazione fatta da un'amministrazione pubblica veramente, veramente importante, perché cerca anche qui di non lasciare indietro i commercianti. Abbiamo visto con il lockdown che quelli che sono sopravvissuti, quelli che sono riusciti, anzi addirittura hanno prosperato, sono quelli che sono riusciti a spostare il business o a offrire anche il loro business sulle piattaforme digitali. E quindi il fatto di offrirlo al proprio territorio, di coinvolgere i piccoli negozi, i piccoli artigiani del proprio territorio, ha un valore altissimo dal mio punto di vista. Dopo chiederò a Cristina Vazzoler se vuole su questo dirci qualcosa dal punto di vista di un amministratore pubblico. Però volevo dare la parola a Luca Gutto adesso, prima, perché era in scaletta della mia. Ero in scaletta, io pensavo parlassero solo i signori sponsor, eccetera, va bene. Allora, io volevo dare una cosa che ho già fatto, volevo mettere i due cappelli, quello di agenda digitale e quello di continuare a insistere, stimolare le aziende, soprattutto grazie all'attività di Antonella, e le aziende leader, soprattutto in questo settore dell'e-commerce e non solo biellesi, a organizzare momenti come questi, che sicuramente, come abbiamo detto, ognuna di loro sarebbe in grado di organizzare autonomamente, ma l'unione fa la forza, tutte loro insieme, con il supporto delle competenze che abbiamo in agenda digitale, hanno reso possibile quel po' di roba che avete visto, che sarà sicuramente un corso di altissimo livello. Però adesso mi tolgo il cappello di agenda digitale e mi metto quello di direttore di una piccola associazione di categoria di micro e piccole aziende. E qui, come dire, la soddisfazione è doppia. Se prima, come dire, ero contento, qui mi lecco proprio i baffi, perché qui sì che può entrare il territorio. È un caso davvero unico, se non raro, in cui cerchiamo, perché poi speriamo di riuscirci, di legare, di tenere legati le aziende leader, le grandi aziende, con le micro, le piccole aziende. Guardate che questo è un tentativo che non è mai riuscito nei decenni passati. Io purtroppo ho i capelli grigi e quindi potrei farvi un collegamento veloce con che cosa è stato il tessile nel biellese negli anni 70-80, dove a un certo punto la grande industria ha cominciato a far lavorare gli artigiani negli scantinati. Voi sapete, ricordate, sarete tutti d'accordo con me, che sono nate e fiorite fior di piccolissime aziende artigiane, che erano sostanzialmente terzisti, dipendenti dalle grandi industrie, ed è andata bene così. È durato quello che è durato, alla prima crisi, no, alla seconda, alla terza, sono state spazzate via. Quindi quello dovrebbe servirci da monito, ovvero non funziona il discorso l'azienda grande poi crea tante piccole che risultano dipendenti. Funziona la sinergia. Sarà banale dire, ma cosa vuoi fare sinergia con un artigiano o un commerciante versus un'azienda che ha 500 dipendenti? Secondo me sì, e come? E il vantaggio può essere per entrambi. Se quell'azienda grande ha bisogno di esperienze per fare innovazione, per fare sviluppo, per fare ricerca, e può servirsi tranquillamente di aziende piccole, di micro, di artigiani, di commercianti, che hanno tutt'altro focus nella loro testa sicuramente, che bisogna costringere, e questo è il lavoro grande, a fare continuamente un passo in avanti. Loro hanno un orizzonte temporale di domani, cioè domani come faccio a tirare su la serranda, come faccio ad aprire il negozio. Noi dobbiamo sorreggerli da questo punto di vista, noi intendo associazioni, e agenda digitale soprattutto, ma anche queste grandi aziende, e costringerli
al salto culturale, che oggi è ancora più forte rispetto a quello che era nel passato. Queste micro aziende, queste piccole aziende devono cominciare ad avere un'infarinatura sui nuovi sistemi di pagamento, su che cos'è un e-commerce, perché potrebbero scoprire che con pochi passaggi e con investimenti davvero minimi, tutte queste cose oggi sono accessibili, si possono fare o motu proprio per se stesse, oppure in collaborazione con queste aziende, con questi grandi gruppi che invece di queste cose ne fanno un business già da parecchio tempo. Secondo me è questo la vera bomba di questo progetto, di questi 8 moduli, che come ho detto sicuramente sono utili, saranno utili, si sono buttati a capofitto le aziende grandi, lo testimonia, se un gruppo come Reda crede in questo progetto e comincia ad avvicinarsi, beh, sapete tutti che cos'è Revolution per Reda. Io tra l'altro sarei anche, come dire, come vedete, testimonial quotidiano e quindi e questa secondo me è la vera novità, la vera scommessa, che non è affatto facile. Vi devo dire che, come abbiamo detto con Cristina, il comune di Vigliano, settimana scorsa, fino adesso abbiamo speso davvero tanto di tempo e di denaro e i risultati a me non soddisfano, io non sono mai soddisfatto, ma bisogna insistere, e questo è un momento in cui poi tutti, dopo oggi, saremo impegnati a motivare piccole aziende, piccoli imprenditori e imprenditrici ad iscriversi e a dare un'occhiata a che cosa succederà in quegli 8 corsi, in quegli 8 moduli formativi. Basta, mi fermo qui. Grazie Luca. Do un attimo spazio a Vincenzo, che ha chiesto di fare una domanda. Sì, questo volevo continuare con gli sponsor. Sì, vai. Scusate per l'entrata a gamba tesa. Volevo fare un attimino l'avvocato del diavolo, in questo senso. Mi rivolgo in particolare, Fulvia, a te e ad Antonella Pella. Non c'è un po' il rischio che questo fenomeno dell'e-commerce che abbiamo visto ha raggiunto dei risultati esponenziali durante il lockdown, ma per motivi oggettivi sia o rischi di essere un po' sovrastimato? In questo senso, parto da un'esperienza personale. Io per più di 10 anni ho prima creato e poi gestito una piccola casa editrice. 10 anni fa sembrava che l'ebook dovesse letteralmente spazzare via il libro cartaceo. In realtà l'esperienza, almeno in Italia, ci ha dimostrato che, viva Dio, non è stato assolutamente così. O meglio, lo è stato per determinati segmenti editoriali, come ad esempio la manualistica. Oggi non c'è quasi più nessuno che compra un manuale cartaceo, perché si usa normalmente in formato ebook, mentre per tutto il resto, la cosiddetta varia, gli italiani continuano, ribadisco, viva Dio, a preferire il libro fatto di carta. Ecco, quindi, a partire un pochettino forse da questa ritrosia endemica dei nostri connazionali ad avere a che fare con la tecnologia, e posto che chiaramente la formazione sia fondamentale e basilare, non è probabile o parzialmente possibile che chi, come ad esempio Bonprix o Mondoffice, aveva già in precedenza una vocazione importante all'e-commerce, rimanga attestato su quei livelli, mentre chi in questo periodo ha adottato un po' questo doppio binario possa ritornare a privilegiare il canale del negozio fisico in base al sentiment del pubblico, dei consumatori. Guarda, io ti rispondo lato mio, per quello che vedo dal mio osservatorio. È che il punto non è di sostituire una modalità di vendita con un'altra. Il punto è darsi la possibilità di non rimanere esclusi da una fascia di mercato. Poi io auspico che le nostre città ritornino come erano prima, con i negozi, con la Via Italia piena di negozi, eccetera. Purtroppo devo dire, come abbiamo citava Vigliano l'altra, prima Luca, come abbiamo già detto l'altra sera a Vigliano, purtroppo c'è stata una trasformazione urbana non indifferente, di cui bisognerà che si occupino prima o poi gli architetti e anche la sociologia urbana, perché abbiamo avuto una pazzesca trasformazione delle città.
Allora, se da un lato il negozio fisico continuerà a esistere, cioè io sono una di quelle che ama la tecnologia, ma mai e poi mai vado in una cassa automatica in un supermercato, perché io voglio parlare con la persona, però io compro tantissime cose anche sul web, quindi io credo che si tratti di non precludersi nessuna opportunità. E ricordo che alcune aziende, ma parlo proprio di piccole, piccolissime aziende, hanno prosperato perché hanno avuto la velocità, la capacità, durante il lockdown intendo, di cominciare a esporre subito i prodotti su internet, no? Quindi sto facendosi siti, per quanto rudimentali, ma io conosco più di un'azienda che si è salvata facendo quello, ma il negozio fisico rimane, è assolutamente intoccato. La Sciantonella, se deve, per la sua risposta. Ce l'abbiamo in modalità paralisi. Antonella, ti abbiamo... Eccoti. Ecco. Allora, sì, mi spiace di aver perso, mi sentite? Sì, adesso sì. Ho perso l'ultimo minuto di Fulvia, ma sono molto in linea con la sua risposta. Nel senso che in senso generale anch'io credo che tutti coloro che si sono avvicinati all'e-commerce in certi periodi di chiusura potrebbero anche amare ritornare, e speriamo che lo facciano per tanti versi, all'acquisto fisico. Si dice che prima ci fosse un italiano su tre, adesso sono due o tre italiani su tre che hanno sperimentato questo. Noi come azienda, per esempio, abbiamo raddoppiato il numero di nuovi clienti nel corso di una stagione rispetto a quanti ne abbiamo normalmente, e di questi, se riuscissimo almeno un 30% a fidelizzarli, sarebbe già molto buono. Quindi i numeri di ogni azienda poi sono questi. Ma sono anche molto in linea sul fatto che anche il piccolo negozio ha un'opportunità di farsi vedere e di farsi trovare anche, sia quando, diciamo, fisicamente non siamo completamente liberi di muoverci come prima, ma anche in senso generale. Ho visto un negozio, una persona entrare e dire: ah, avevo comprato tante volte in questo periodo online e adesso finalmente ci vediamo di persona. E quindi è stato anche un esempio di che cosa può accadere. Quindi forse dobbiamo abituarci a unire e mescolare e contaminare i diversi canali in modo che diciamo si potenzino le opportunità. Poi è questione di abitudini. Gli italiani hanno sperimentato delle nuove abitudini, hanno creato delle nuove sinapsi, e l'Italia si è anche conformata con un modo di distribuire diverso che è entrato un po' di più nelle nostre abitudini. È un fenomeno che dobbiamo sapere anche governare, appunto, come diceva Silvia, con degli esperti che possano creare un ambiente, diciamo, dove si stia bene, dove certe cose siano molto più comode, perché la comodità nell'e-commerce è importante, ma dove ci sia anche il gusto del ritrovare, per esempio, le specialità del territorio, fartele arrivare a casa senza doverti muovere tanto, ma valorizzarle. La valorizzazione di un territorio, per esempio, è una grande carta che l'e-commerce permette. Per esempio, nessun piccolo negozio può diventare un influencer come Chiara Ferragni, ma potrebbe avere delle doti di essere un influencer se fa un mini video anche con il telefonino e lo pubblica. Cioè, le opportunità sono tantissime per le piccole come per le grandi aziende. Le opportunità per i consumatori sono tantissime. Si tratta di viverlo in modo umano e non farci gestire da questi aspetti, ma cercare di gestirli e accompagnarli. Questo è un po'. Quindi, cosa rimarrà di questo periodo? Beh, i libri e alcuni aspetti cartacei spero che rimangano sempre, lo rimarranno sempre. La comodità di certi aspetti e-commerce, l'immediatezza,
credo che invece sarà permanente. Un cambiamento c'è stato, tanti esperti ne parleranno, anzi vi invito a sentire cosa dicono gli esperti in merito, no? Perché noi possiamo dirlo dal nostro punto di vista, loro hanno un punto di vista maggiore. E quindi invito davvero tutti, questo è un evento fatto anche per appunto giornalisti, per chiunque voglia, anche noi siamo dei consumatori, anche dei liberi cittadini, infatti Agenda Digitale dà questa opportunità anche a studenti, a associati di Agenda Digitale, a liberi cittadini di informarsi rispetto a queste tendenze. Più noi le conosciamo e più riusciamo a governarle nel modo corretto. Grazie. Grazie. Grazie adesso, ancora per l'interruzione. Chiedevo, ci mancherebbe, anzi, invito Rete Biella TV e Paola Guabello della Stampa, se ci sono delle domande fatele pure, sia a voce che sulla chat, come volete. I prossimi interventi sono nell'ordine quello di Cristina Vazzolera e poi di Anna Pacchioni, che sono tra sponsor, organizzatori, insomma, coinvolti nel progetto. Cristina, vuoi iniziare tu? Allora, Cristina Vazzolera, per chi non lo sa, è sindaco di Vigliano. Sì, buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Bene. Vigliano Biellese è partner di Agenda Digitale già da qualche anno, ha portato avanti le iniziative, già iniziative, ho accolto con molto entusiasmo questo progetto in quanto può dare quegli strumenti ai piccoli commercianti, nonché imprese e artigiani, per rilanciare questo periodo, diciamo, per rilanciare la loro attività in questo periodo in cui sono usciti dal lockdown. Per cui, ecco, un po' come tutti noi, ovviamente, un po' abbattuti, ecco, in quello che era la loro attività. Condivido gli interventi, specialmente di Luca, in quanto deve esserci un discorso di sinergia tra tutti i territori, tra le varie attività, per non lasciare che i nostri paesi si svuotino. E su questo dovremmo rivedere anche a livello urbanistico, in effetti, sì, perché in tutti i paesi, anche Biella, vedo tante vetrine vuote, per cui ben venga a dare altre opportunità di lavoro. Devo dire che negozi, sì, noi non abbiamo grandi negozi, come in tanti comuni, però possiamo far sì che le peculiarità di alcuni possano essere messe in evidenza, in gioco con questo progetto e fare così, fare parte trainante di tutto quel che è il territorio, anche attraverso contatti con altre realtà in altri paesi, ecco, che vanno oltre l'Italia, per cui quando noi diamo gli strumenti a queste persone, e poi saranno poi loro a crederci, io spero che ci credano. Stiamo già ottenendo adesioni per partecipare a questo progetto, a questi corsi. Questo progetto che è stato illustrato giovedì scorso a Biella al Teatro Erios da Fulvia Zago, da Luca Guzzo e da Tiziana Negro, ha avuto un ottimo successo il loro intervento, ecco, la spiegazione del progetto. Adesso, ripeto, stiamo contattando anche noi personalmente per far sì che aderiscano più possibile più persone possibili, proprio perché riteniamo che comunque questo progetto dia una grande opportunità, che è ovvio che un'amministrazione non può che prendere il volo, ecco, per trasmettere ai suoi cittadini, a tutta una serie di soggetti che sono sul territorio. Io ringrazio Agenda Digitale perché, insomma, per arrivare a questo progetto ha lavorato parecchio, e quindi grazie, e spero che abbia successo in tutto il Bielese, ecco, non solo a Vigliano. Grazie. Grazie a te, Cristina, e un particolare complimenti ad Antonella, che è la capofila del progetto, e a tutti, naturalmente, quelli che hanno partecipato. Per ultima ho tenuto Anna Pacchioni, ci tenevo che fosse proprio l'ultima, perché è un nuovo ingresso, forse non l'ho evidenziato bene, in Agenda Digitale.
Quindi mi piacerebbe anche che raccontasse questa, così velocemente, questo, le motivazioni di questo ingresso, che cosa hanno sentito. Quindi benvenuti in Agenda Digitale, Anna. Grazie. Prego. Grazie Fulvia, intanto siamo davvero contenti di far parte di Agenda Digitale, tra l'altro è stata un'accoglienza bellissima di cui siamo veramente felici. Siamo contente perché fondamentalmente siamo biellesi, un po' biellesi doc, pertanto ci teniamo tantissimo al nostro territorio come azienda, perché comunque Mondoffice cerca di aiutare il proprio territorio, ci teniamo molto e lo facciamo in tanti modi diversi a seconda ovviamente delle nostre possibilità. Intanto poi la formazione per noi è importante, l'implemento comunque delle competenze è una delle nostre priorità. Siamo un'azienda, come parlava prima Antonella, siamo un'azienda che lavora tantissimo col digitale, questo ovviamente è la nostra vita, la nostra energia, pertanto partecipare a un evento come questo, come Digital Commerce, è per noi sinceramente doveroso, importante ed è una soddisfazione. Condivido peraltro le parole di Antonella, comunque essendo un'azienda simile, appunto che tratta vendita per corrispondenza, eccetera, condivido appieno le parole di Antonella e anche le parole di Luca, effettivamente, sulla sinergia, perché riteniamo che sia davvero importante per il territorio. Quindi grazie dell'opportunità, sarà sicuramente un bel percorso per noi, davvero. Non sento più niente. Parlavo col microfono chiuso, grazie Anna. Ah, grazie Fulvia. Di Mondoffice. Ho visto che è entrato Alessandro Ciccioni, che è il presidente, per chi non lo sapesse, non credo che abbia bisogno di presentazioni, comunque presidente di Camera di Commercio. Alessandro, ciao. Eccolo. Eccomo, buongiorno. Ciao buongiorno. Alessandro, ciao. Tu sai tutto, stai viaggiando? Sì, mi sono fermato ho avuto un disguido tecnico perché non sono poi così digital come mi lato di essere. Comunque sono qua, sono sostanzialmente per dare il mio messaggio di supporto a questo evento sempre più Digital Commerce 2020. E la Camera di Commercio, lo sapete, è sempre sul pezzo quando si tratta di digitalizzazione e quando si tratta di accompagnare le imprese verso questo progresso e verso l'entrata del digitale, del software in ogni settore, perché ormai di fatto anche i settori manifatturieri più tradizionali e neanche i settori del commercio non possono più fare a meno di una corretta e attenta digitalizzazione. Spesso infatti questa digitalizzazione è quella che fa poi la differenza tra un'azienda che riesce a competere sul mercato e un'azienda che invece segna un po' il passo e rischia di essere marginalizzata. E quindi con questo io voglio augurare a tutti quanti un buon lavoro, una bella esperienza, e sapete tutti quanti che la Camera è sul pezzo, esiste lo SPID, esiste il cassetto digitale, sono tutti strumenti che le Camere di Commercio come rete nazionale mettono sempre sul campo per chiunque ha voglia di fare impresa e chiunque è già imprenditore e vuole rimanere competitivo sul nostro mercato. Grazie Alessandro. Io sto qua ancora un minuto, così chiudiamo, sì. Chiudo il microfono. Sì. Ma, grazie, ma ci stiamo anche noi avviando a conclusione perché non ho visto, abbiamo parlato tutti per Camera di Commercio, forse ancora Debora sul lato comunicazione, non ti ho fatto intervenire ancora, ma sul lato comunicazione forse hai qualcosa da raccontare anche tu. Debora Ferrero di Camera di Commercio. Ma allora noi stiamo cercando tramite i canali social, in primo luogo Twitter, e poi abbiamo aperto una pagina, un profilo Facebook dedicato proprio ai servizi digitali della Camera di Commercio,
per cercare di sensibilizzare le aziende, diffondere un po' l'informazione su quali sono tutte le opportunità, e sono veramente tante. Il presidente Ciccioni ne ha citate alcune, ma ce ne sono molte di più che sono disponibili per le aziende, e la maggior parte delle volte, vorrei sottolinearlo, sono strumenti gratuiti, che a partire dalla fatturazione elettronica, cioè il portale della fatturazione elettronica, che è a disposizione gratuitamente per tutte le aziende senza limiti di emissione, e questo permette tra l'altro non soltanto l'emissione ma l'invio e anche l'archiviazione e la conservazione a tutta norma di legge. Il cassetto digitale che ha citato il Presidente è un altro strumento utilissimo, che è veramente a portata di app, tutte le aziende, responsabili d'azienda possono avere a disposizione tutti i documenti della vita di impresa, il bilancio, la visura, le pratiche che sono in vita in quel momento, sempre disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi noi cerchiamo di comunicare con le aziende, di diffondere l'informazione, e il dato confortante è che da quando siamo sui social, anche se lentamente, stiamo sempre crescendo mese dopo mese, cioè ci sono sempre più aziende, sempre più persone che ci seguono, perché sanno che attraverso questi canali noi forniamo delle cose che sono assolutamente utili. Abbiamo anche una newsletter mensile che inviamo direttamente nelle caselle email, e lì ogni mese c'è il compendio di tutte le attività, di tutte le iniziative che abbiamo messo in campo, tantissimi bandi, e quindi possibilità per le aziende di ottenere dei sostegni, degli aiuti, e in questo periodo post lockdown ce ne sono veramente tantissimi, sia a livello locale che a livello nazionale che a livello regionale. E tra l'altro Unioncamere ha attivato un portale nazionale dove sono classificati tutti i tipi di aiuti per tutte le aziende, e quindi un'azienda, se si va su quel portale, trova, selezionando il proprio luogo di residenza, quali sono tutte le opportunità che ha a disposizione, a cui può accedere. Cerchiamo di fare nel nostro piccolo un'attività di comunicazione per essere vicini alle aziende. Non è un caso che l'hashtag che è stato scelto da Unioncamere Nazionale è Noi con le aziende, perché la Camera di Commercio è sempre stata definita la casa delle aziende, e quindi come comunicazione cerchiamo di essere veramente una casa in cui ci si ritrova per trovare quello che serve, che è utile. Non so se il Presidente vuole accennare qualcosa in più, però nel mio piccolino per la comunicazione questo era quanto. Sì, ti ho beccata a bruciapelo. No, va benissimo. In modo surrettizio ti ho tirata dentro, scusami, benissimo, però hai spiegato benissimo un sacco di cose che... Ok, allora se non ci sono altri interventi, se i giornalisti non hanno altre domande da fare, possiamo chiudere la conferenza stampa. Io non vedo domanda, segni. Sì, una domanda da fare a Guzzo: volevo avere il nome della sua crema per le mani. Mi spiace per Alessandro che non coglie questa finezza, ma era solo per chiudere stupidamente questo bel incontro. Okay, grazie. Sì. Va bene. Io, allora, Fulvia, direi solo una cosa ancora che non abbiamo detto. Dietro al programma, pure, in fondo, ci sono le modalità di iscrizione e i costi. E quindi un'altra delle cose che si possono divulgare, diciamo, insieme alle informazioni, è proprio il costo dei biglietti, come iscriversi, eccetera. Quindi trovate, i giornalisti trovano anche lì le informazioni concrete. Poi per il loro comunicato, che spiega proprio come fare. Ci sono sia possibilità, cioè sia la possibilità di iscriversi ai moduli singoli che a tutto il percorso, eccetera. Quindi questa era l'ultima cosa di cui non ho parlato, ma che è importante dire.
Allora io rilancio puntualizzando che le persone che sono iscritte dal comune, cioè i comuni aderendo, hanno a disposizione un certo numero di postazioni per i corsi e quindi le persone iscritte attraverso il comune non sostengono, le persone intendo ovviamente aziende, esercizi commerciali, artigiani, eccetera, non sostengono i costi perché i corsi sono sostenuti dal comune. Questo forse non l'avevamo specificato in modo esplicito, però detto questo, credo che davvero abbiamo detto tutto. Io posso controllo, dire una cosa, non vedo. Posso dire una sì, cosa? Posso? Certo. Io volevo fare i complimenti davvero al non di maniera, oltre alle aziende, l'ho già fatto, alle aziende che sono le grandi aziende che sono motore e anche finanziatori di parte dei corsi, a Cristina Vazzoler. E qui c'è il presidente ad Alessandro Ciccioni, però in CDA io ho Gian Piero Masera a fianco e Debora, perché guardate, non è, allora, intanto la Camera di Commercio, ve l'ha spiegato Debora, motu proprio svolge un tipo di attività previsto dalla legge, c'è uno sportello dedicato eccetera, non è scontato che un ente pubblico, come dire, vada a braccetto con un'iniziativa privata, perché questa stiamo parlando di un'iniziativa privata, attenzione, non è scontato che ci sia sinergia, non è scontato che la Camera di Commercio prenda eventi di altri che arrivano da altre fonti, e questo la dice lunga sul clima che questo territorio è in grado di formare quando c'è un progetto interessante. E sembra banale, ma non è affatto così. E poi i complimenti, ma proprio ma di cuore a Cristina, perché si è dimostrata un amministratore illuminato. Ci sono comuni, senza fare polemiche, più grossi, più grandi di Vigliano, che con i quali facciamo fatica a far passare questi concetti. E questa la dice lunga. E non è scontato che un comune come Vigliano trovi nelle pieghe dei fondi, non so come ha fatto, un po' di soldi, un po' di euro da inserire e regalare questi 8 moduli ai propri artigiani commercianti, che hanno un prezzo di mercato, tra l'altro Antonella non l'ha detto, hanno un prezzo avrebbero un prezzo di mercato altissimo, visto la qualità dei relatori che saranno presenti anche online, quindi è una cosa da non dimenticare. Il comune di Vigliano ha trovato dei soldi che ha girato nel progetto, e che ovviamente garantendosi una bella fetta di partecipanti ai quali proporrà questi corsi gratuiti. Noi giovedì ai commercianti e agli artigiani che sono intervenuti non abbiamo fatto fatica a fargli capire che per loro è una grande opportunità a costo zero, tanto per essere chiari. Ecco, volevo solo ribadire questi due concetti. Grazie. Sì, tra i comuni anche Gaglianico ha aderito al progetto, forse anche credo che si siano parlati con Cristina, perché lei è una convinta. Va bene, allora possiamo salutarci qua. Grazie a tutti di aver partecipato, sia ai giornalisti, sia a tutti i partner che hanno illustrato la loro parte o la parte per loro più rilevante del progetto. E speriamo che vada tutto bene, vedrete le notizie, vedrete il numero di iscritti, saprete poi come vanno le cose. Io sono sicura che andrà molto bene questo progetto. E quindi vi ringrazio, è stato un piacere incontrarvi, anche se solo così a distanza. Speriamo presto di riuscire a rincontrarci. E quindi buon lavoro a tutti e grazie. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie Luca. Ciao. Ciao, grazie. Arrivederci di nuovo, saluti. Grazie a tutti. Saluti a tutti.